Volta. Però ricominciamo con gli aggiornamenti sulla situazione dell'emergenza sanitaria. I numeri di ieri ci parlano di oltre 1700 positivi, a fronte però di un numero di tamponi che è cresciuto. Siamo arrivati a 2 milioni in Lombardia. Il fronte della capacità diagnostica evidentemente è una chiave importante nella lotta al virus. Allora, in collegamento con noi questa mattina abbiamo Fabrizio Pregliasco, virologo. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, lo conoscete, professore. Ricominciamo da qui, dottor Pregliasco, perché insomma il tema dei tamponi è senza dubbio, anche con l'orizzonte spostato sui test rapidi, test sanitari, cercheremo di capire quando arriveranno, a quanti tamponi molecolari possiamo arrivare, cioè fino a quanto si può espandere la nostra capacità diagnostica. In questo momento ovviamente abbiamo una grandissima capacità, ma la stiamo per aumentare in modo consistente grazie all'introduzione dei cosiddetti tamponi salivari rapidi e soprattutto renderlo più facile, più immediata l'esecuzione di questi tamponi, proprio per rendere possibile in modo più sereno la situazione di eventuale isolamento, controllo, proprio perché in questo momento è fondamentale individuare tutti i positivi. È quasi paradossale, ma davvero più positivi troviamo, più li controlliamo, meno contagiano, perché purtroppo il virus è tra noi in tutte le province italiane, con piccoli focolai, e quindi la nostra sfida per il prossimo futuro è quella di riuscire a mantenere bassa la diffusione e quindi riuscire a convivere, così come stiamo ben facendo grazie a un'ottima azione dei dipartimenti di prevenzione nel individuare i focolai. È chiaro che la responsabilità è anche verso di noi, perché se facciamo degli sgambetti a chi come strutturalmente sta cercando di bloccare questa diffusione, non adottiamo quelle misure che sappiamo fare e che abbiamo ben fatto durante il lockdown, allora la situazione può debordare e portarci a quello che purtroppo vediamo. Però professore, fortunatamente la dinamica sociale si è rimessa in moto, i ragazzi sono tornati a scuola, adesso ci sono dei nuovi permessi anche per gli stadi, sia pure con dei limiti, la gente va anche per strada normalmente, anche se facendo magari qualche coda, e l'autunno sta arrivando, e l'autunno con il suo carico di influenza, che cosa ci dobbiamo aspettare? Purtroppo, mentre la seconda ondata del Covid è un aspetto teorico verso cui lavorare e approcciarci per evitarlo, di sicuro la stagione influenzale è una certezza. Come ogni anno, come le tasse, arriva. Speriamo sia una stagione tutto sommato tranquilla, perché a fronte di nuovi virus che si approcciano, che li abbiamo individuati e già hanno circolato nell'emisfero australe, comunque, nonostante quindi questa loro capacità diffusiva che potrebbe portare a una stagione di intensità medio-alta, speriamo che le azioni anti-Covid, cioè le mascherine e tutto l'approccio di nuovo galateo che dobbiamo continuare a utilizzare, determinino una stagione come è stata in Australia, quindi piuttosto lieve. È chiaro che la presenza dell'influenza, e non solo, perché ricordiamo il virus dell'influenza è il protagonista principale di una stagione che vede degli altri diffusori di malattie, altri virus, ce ne sono ben 262 tipi, tra cui dei coronavirus che annualmente si diffondono, e quindi questo porterà a una certa potenziale confusione, e da qui la fondamentale importanza dei test rapidi. Grazie, professor Pregliasco, torneremo naturalmente a parlare.